Ma volevo attirare l'attenzione su un fatto estremamente grave, sul fatto che viene usato come nota negativa, come insulto, la parola sovrappeso. Ebbene sì, sono una taglia 48 e sarò una taglia 48 forever. I miei chili mi servono tutti, non intendo perderne nemmeno uno. Se una persona ha un comportamento disfunzionale che danneggia il suo corpo, danneggia la sua anima, quando noi danneggiamo il nostro corpo, danneggiamo anche la nostra mente, danneggiamo anche la nostra anima. Grazie ai miei chili che ho delle ossa d'acciaio. Che un sistema immunitario d'acciaio e che posso nuotare per ore nell'acqua fredda. Ma attenzione, dove nasce il disturbo alimentare? Il disturbo alimentare nasce proprio dal disprezzo della normalità, dal disprezzo del sovrappeso. Io per anni ho ascoltato il dolore di ragazzine disperate perché erano bellissime, ma non corrispondevano a canoni. Che evidentemente non amano l'umanità. Non amano l'umanità femminile e nel 68 l'hanno costretta a essere sottopeso, ad ammalarsi di anoressia, ad avere ossa fragilissimi e adesso potete vedere che manifestano anche l'odio contro il sesso maschile, stracci ridicoli messi addosso a modelli sottopeso. Scusate, ma non è un discorso obbligatorio? Non fare una pratica che ti fa ammalare. Perché quello che fa male al nostro corpo, fa male anche alla nostra psiche. No, io glielo dico. Perché è mio compito di medico, ma è mio compito di essere umano, avvertire il fratello, io ti amo, ma la tua condotta è sbagliata. Fermati perché la tua condotta è orribile.